Buongiorno! Allora ragazzi, sono tornata finalmente con un vlog, visto che me l'avete chiesto. Sono riuscita finalmente a comprare, cioè a cambiare l'iPhone. Ho preso un iPhone XS Max, quindi è gigante adesso, ho un bello schermo e ho deciso di fare questo investimento perché comunque mi serve comunque anche per fare video, foto, quindi per il mio canale, per la mia pagina Instagram, quindi invece di comprare comunque una fotocamera ho preso direttamente un buon cellulare e mi sono svenata, cioè nel senso ho fatto finanziamento perché comunque costa veramente una cifra e niente, quindi mi sono fatta questo regalo di Natale e niente, quindi finalmente ritorno a fare i vlog perché come vi avevo detto il mio vecchio iPhone si era completamente, era andato, si era comunque si bloccava, poi comunque quando facevo i video non veniva l'audio perché secondo me il microfono era un po' rotto, quindi ragazzi, un macello. E quindi adesso con il nuovo cellulare posso riprendere a fare i vlog, visto che me l'avete richiesto in tantissime. Comunque niente, mi sono svegliata, mi sono vestita, sto facendo colazione. Colpa alla mia breakfast routine dell'ultimo periodo. Se mi seguite su Instagram, ho fatto anche qualche Instagram story, forse l'avrete vista. Quindi mangio uno yogurt bianco con pesche sciroppate, e un plum cake e poi delle prugne secche. Allora, programma di oggi. Devo andare a fare la spesa. Quindi vi porto con me a fare la spesa. Devo andare sia da Lidl che alla Coop, perché comunque alla Lidl trovo comunque dei prodotti che mi piacciono molto e i prezzi Lidl sono veramente imbattibili, ragazzi, perché oggi fare la spesa è diventato veramente costosissimo. Io per fortuna ho il Buonipasso, quindi la faccio con quelli. E non tutti i supermercati li prendono, la Coop e la Lidl sì, li prende, l'Esselunga non li prende e nemmeno il Simply. Vabbè, e niente, quindi alla Lidl mi piace, evito di prendere la carne, ecco, quindi carne, quelle cose lì non le prendo, però ad esempio le pesche sciroppate, i plum cake, i cornetti, insomma tutte queste cose per fare colazione sono buonissimi, costano pochissimo, anche i surgelati, oppure i formaggi anche costano un poco e sono veramente buoni, ho preso un pezzo di asiago gigante che avrei pagato almeno 6 euro in un supermercato normale. La Lidl costa quasi la metà e il pancarré, insomma tutte queste cose qui le prendo alla Lidl, mentre invece poi alla Coop prendo insomma carne, pesce, insomma tutte queste cose qua, tendenzialmente proteine, eccetera. Quindi andremo alla Lidl, poi alla Coop e poi devo andare al parrucchiere. Perché stasera c'è la festa aziendale Chanel. E quindi insomma, dopo lavoro dovrò andare appunto a questa festa. Quindi mi sono messa una tuta così che insomma, dopo il parrucchiere poi vado al lavoro e quando finisco mi cambio, stesso lì Rinascente e poi vado a insomma, alla festa aziendale. Adesso vi faccio vedere cosa avevo pensato di indossare. Allora, prove tecniche per stasera. Metterò questo vestitino in copelle nero che presi da Zara un sacco di tempo fa. E di copelle a mezze maniche e poi davanti a tutto questo disegno tipo pizzo, macramè. Poi sopra ho messo un blazer nero semplice e sotto i miei stivaloni, questi qui over the knee, che presi da Aldo l'anno scorso. E credo che sì, va bene così. Allora, una bellissima giornata. Allora, sto andando a prendere la macchina. Oggi non vado in palestra, ragazzi, perché ho troppe cose da fare e magari domani faccio un altro vlog che sicuramente vado in palestra. Così vi faccio vedere un po' la mia giornata tipo 1 e 2. E comunque dicevo, una bellissima giornata finalmente perché c'è stato quasi, sì, ha fatto un mese qui a Milano di tempo. Qui sono i corvi. Comunque ha fatto un mese a Milano di tempo grigio tremendo. Allora andiamo prima da Lidl perché mi servono delle cose per fare colazione. Un po' di deodorante e altre cose. E ci sono dei prezzi super convenienti alla Lidl come vi dicevo.
soprattutto per certe cose, insomma, che generalmente sono carissime, tipo il formaggio, anche le noci. Cioè, io compro dei pacchi di noci sgusciate o di anacardi, che in genere un pacchettino piccolo così negli altri supermercati costa tipo 5 euro. Invece qui 4 euro prendo un pacco gigante, quindi niente, insomma, mi trovo bene per alcune cose, si risparmia e poi prende anche buoni pasto, quindi direi che va bene così. La cintura c'è, perché molti a volte mi chiedono se ho la cintura, ce l'ho, anche se la metto un po' dietro perché mi dà fastidio comunque. La cintura c'è, mettete sempre la cintura. Riuscirò a trovare una canzone decente alla radio? No, andiamo a Radio Virgin. Niente, non riesco a trovare una canzone oggi. Allora, ragazzi, la cosa brutta di Milano è che è piena di semafori, quindi vi ritrovate a volte in delle strade lunghissime dove ci sono milioni di semafori e quindi ogni 100 metri c'è un semaforo e dovete fermare. Quella è la cosa tremenda, perché poi come traffico non è male, cioè è abbastanza tranquilla. Però, ragazzi, i semafori sono, cioè, tragedia, veramente ci sono a ogni 100 metri in città. Io che vivo un po' più fuori, cioè sono sempre a Milano, però vivo in una zona un po' più residenziale, diciamo così, per adesso. E come sapete, sto cercando casa, sto vedendo milioni di case, sto cercando casa da comprare perché a Milano, ragazzi, non si può, cioè gli affitti sono altissimi e non vale proprio la pena. Infatti a Milano tutti comprano casa, cioè piuttosto uno fa un mutuo e paga anche se 700 al mese, ma almeno poi è casa tua. E ci sono prezzi allucinanti, soprattutto se vuoi stare in centro, un monolocale costa anche 900 euro, quindi, al mese, quindi è sempre meglio comprarla. Quindi sto vedendo delle case perché me ne devo andare da qua, sono troppo fuori mano, io non sono abituata. E niente, quindi sono un po' avvilita perché a Milano veramente, cioè, vedi una casa e dopo 2 o 3 giorni la vendono, quindi devi anche essere celere. Se ce n'è una che veramente ti piace, ti ha colpito e ne vale la pena, la devi prendere subito. Quindi, insomma, è un po' un casino. Allora, siamo arrivati alla Lidl. Adesso parcheggiamo. Allora, ho fatto la spesa alla Lidl, ho trovato anche delle cose che credevo di non trovare e di trovare alla Coop, quindi non c'è bisogno di andare alla Coop, però devo comunque andare al centro commerciale, appunto dove è la Coop, perché devo portare due pantaloni, leggings di Ecopelle, quello di H&M che vi ho fatto vedere nell'ultimo haul, e un jeans che avevo, che mi piace tantissimo, solo che è molto lungo. Li voglio portare dalla sarta a far accorciare un po', perché sapete che io ormai ho la fissa di portare tutte le cose alla caviglia. E niente, quindi adesso andiamo al centro commerciale. Allora, ho fatto anche questo servizio di questi pantaloni, ho portato i pantaloni in sartoria. Di uno sono proprio contenta perché era un jeans di Zara che avevo preso qualche anno fa, ma veste, cioè una vestibilità, mi sta benissimo quel jeans. Io quando trovo un jeans che mi sta bene, cioè è una cosa proprio rara. E come piace a me, come veste bene anche sul sedere, sulle gambe. E quindi, insomma, però era lungo, aveva le gambe molto lunghe. Come sapete, io ormai porto solo pantaloni alla caviglia e quindi sono molto contenta. Però diciamo che mi è venuto a costare un po' una cifra perché ho voluto far riportare poi l'orlo originale del jeans, ovviamente, e tipo mi hanno chiesto 13 euro.
cioè se lo portavo in una sartoria in centro, quanto mi chiedeva, chi lo sa. Comunque, e mentre invece vabbè, per il, diciamo, il leggings in ecopelle mi ha chiesto 4 euro. E niente, quindi ora direzione parrucchiera, e perché ragazzi mi scoccio troppo di farmi lo shampoo io. E quindi c'ho questo cinesino di fiducia da cui vado, che si chiama, cioè il negozio del cinese si chiama Tutti Prodotti Buoni. E quindi vuol dire che niente, insomma, ha prodotti buoni veramente, cioè usa tutti i prodotti L'Oreal, eccetera, eccetera. Quindi, e poi sono veramente bravi, quindi mi trovo bene, insomma, è da quando mi sono trasferita a Milano che ci vado, insomma, l'ho scoperto un po' per caso e niente, mi trovo bene, quindi insomma vado da loro. E niente, dopodiché torno a casa, poso la spesa, mangio una cosina al volo e poi vado in centro perché non ho appuntato una mia amica e poi vado al lavoro. Oggi comincio alle 5 e mezza e niente, quindi insomma questo è il programma. Eccolo il mio parrucchiere. Allora ragazzi, sono tornata a casa, ho parcheggiato e niente, adesso salgo, metto a posto insomma le cose della spesa, mangio qualcosina al volo e poi riscendo perché vi ho detto che devo vedermi con questa mia amica e poi vado al lavoro. E niente, i capelli sono così, le solite onde e niente, sono bravi. Quindi niente, ci vediamo tra poco. Allora, ho fatto una scorta per la colazione. Ho preso questi cornetti bigusto, sono buonissimi, li ho provati l'altra volta, sono la crema di latte e cioccolato. Poi queste specie di nastrine. E poi ho trovato questi, perché io volevo questi in realtà, che non credevo di trovarli alla Lidl, invece li ho trovati. Questi sono i miei preferiti, ragazzi, sono una droga. Sono dei cornetti integrali con dentro la crema di latte, sono veramente una dipendenza. Poi ho preso il sapone, cioè il detersivo per la lavatrice. Questo ha un buonissimo odore, è gigante, ha un buon pezzo. Poi ho preso una baguette. Poi lo Scottex che era finito. Poi ho preso le pasticche per la lavastoviglie che pure erano finite. Poi dovevo prendere lo svelto e ero convinta di averlo preso, invece me lo sono dimenticato. Va bene, comunque ho preso le trofie da fare con il petto, che sarebbe questo qui. Poi vabbè un po' di mortadella, uno spazzolino, cioè due spazzolini di dentifricio, il come si chiama? Deodorante e poi questi crackers Doriano. Allora ragazzi, ho mangiato. E mi sono fatta un po' di fettine di carne in padella e niente, ora mi rilasso un attimo perché niente, non devo andare più, cioè la mia amica non viene più e quindi vado direttamente poi al lavoro e inizio alle 5 e mezza, quindi insomma ho ancora un po' di tempo e niente, quindi aspetto che finisca la lavatrice, poi attacco le lavastoviglie e poi scendo. Allora vi faccio vedere anche un poco di Piazza Duomo tutta addobbata per Natale, questa è la galleria, c'è un bell'albero in fondo, poi c'è quest'albero qui nella piazza, il Duomo, e poi ci sono tutti i mercatini. Ecco qui i mercatini. Lì c'è la Rinascente. Entrare un attimo la creme. Allora, questo qui avevo visto che
che è molto figo. Questa è la Vena Scelta con tutte le lucette colorate che ha messo Dolce Gabbana, una cosa molto sobria, però le vetrine sono veramente fighe, ora ve le faccio vedere. Le vetrine sono stupende, fate vedere anche nella Instagram Stories. E si va a lavoro. Stile Harrods, che Harrods fa delle vetrine del genere.